Dopo il servizio che abbiamo mandato in onda ieri, in cui un misseno raccontava le sue disavventure per prenotare delle visite specialistiche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, visite rimandate durante l'emergenza Covid e che tutt'oggi non sa quando potrà svolgere perché al numero stabilito per le prenotazioni rispondono priorità ai casi più urgenti, tantissimi misseni hanno scritto sulla nostra pagina Facebook di TCS per raccontare le loro storie. E noi oggi proponiamo un nuovo servizio con i loro commenti. Ovviamente i commenti sono tantissimi, non li possiamo raccontare tutti, ma lo faremo nei prossimi giorni. Luisa scrive: credo che hanno trovato una bellissima soluzione, quella di rinviare a data da destinare, ma l'amministrazione ospedaliera che fa? Sta a guardare? Si sta verificando che non si muore di Covid, ma di altre patologie ugualmente gravi. È una vergogna, come bisogna fare? Perché così non si può continuare. Lucia, io ho chiamato e mi hanno detto venga in tempi migliori. Stefania, è una vergogna, ormai sta riprendendo tutto alla normalità nei reparti. Mi sa che questa è tutta una scusa per non fare niente. Ormai si vogliono cullare per tutta l'estate, così non capiscono che c'è gente che ha necessità di fare delle visite. Alessia, mio marito doveva fare un TAC più di 4 mesi fa. Adesso era prenotato nuovamente per la fine di questo mese, ma hanno mandato un messaggio e rimandato nuovamente a nuova data da destinarsi. Perché? A me sembra che la situazione si stia quasi normalizzando per quanto riguarda il Covid. Maria, l'ospedale Sant'Elia, reparti vuoti e deserti, altrettanto i Raimonti di San Cataldo aspettano i casi gravi. Maria, ormai stanca, ho cambiato 3 ricette per fare un'ecografia e finalmente è arrivato il giorno della visita, ma è stata annullata d'ufficio. È uno schifo, la prevenzione non esiste più. Roberto, siamo persi. Negli ospedali della Lombardia e del Veneto, dove ci sono stati tanti morti di Covid, è una situazione disastrosa, hanno cominciato a fare gli interventi. All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta non riescono ancora ad organizzarsi. Anch'io avevo una visita il 15 marzo e mi hanno detto provi a fine mese, ma. Maria, purtroppo credo che il problema non sia l'ospedale, ma la cattiva gestione. Anche qui in Toscana le visite che hanno sospeso il mese di marzo sono state riattivate a maggio. Hanno chiamato loro sia per disdire sia per fissare un nuovo appuntamento. Ormai l'emergenza è allentata e credo sia ora che riprendano i ritmi lavorativi normali. Non è giusto che le persone debbano mettere mano al portafoglio e andare a pagamento. Lidia, aspetto di essere operata da fine marzo con priorità urgente e sono cateterizzata e stomizzata. Risultati, interventi fermi. Caterina, io non riesco a prenotare una risonanza magnetica nucleare al ginocchio per mio figlio. Elena, si può morire. Francesca, vedi che novità. Sergio, la cornetta è fuori posto, è da una settimana che ci provo. Vogliono che ci lamentiamo con il direttore generale per risolvere i problemi loro interni. Maria Grazia, a noi oggi hanno dato una prenotazione per il 21 settembre, ma mia mamma non può aspettare, dovremmo andare a pagamento. La colpa è nostra che non ci ribelliamo. Maria Assunta, parlano tanto della sanità, ma noi non ne abbiamo solo ora problemi a causa del coronavirus. Anche prima era difficile prenotare una visita. Lucia, una vergogna. Mio marito doveva essere operato il 13 aprile, ora non sanno quando potrà essere operato. Enza, siamo stati dimenticati. Purtroppo, per chi ha altre patologie, per essere visitato deve andare a pagamento. Irene, mio marito è stato dimenticato da un diabetologo che dovrebbe fare il piano terapeutico di un farmaco, anche se lo abbiamo contattato tramite mail 15 giorni fa e tuttora nessun segno di vita. Giovanna, e abbiamo avuto per fortuna pochi casi di Covid. Figuriamoci se avessimo avuto la situazione della Lombardia, saremmo tutti morti. Maria, per tutti è così, la risonanza di mio figlio me l'hanno rimandata 2 volte nonostante il dottore abbia messo urgente. La seconda volta, dopo 12 chiamate di scaricabarile, finalmente riesco a parlare e cosa mi dicono? Che la visita è stata annullata e devo aspettare la loro chiamata. Tutto questo succede solo al Sant'Elia. Giusy, anch'io dovevo prenotare delle radiografie e mi hanno detto che non si può prenotare, le sto facendo a pagamento e poi dicono che si devono fare i controlli. Anna Concetta, anche io e una mia amica non riusciamo a prenotare. Graziella, sono 2 settimane che chiamo e dicono per casi urgenti. Devo fare un'ecografia per coliciste? Devo aspettare che vado in peritonite? Damiana, a mia madre hanno risposto che per il tempo di visita che deve fare i dottori ancora non sono ripartiti. La chiameranno loro quando avverrà, cioè non si sa.
Giusy, 5 mesi per una visita domiciliare per una persona grave dal neurologo. Dobbiamo curarci da soli? Rosario. Ancora all'ospedale non danno segni di ripresa. Mariella, visto che l'ospedale Sant'Elia si rifiuta di fare sia visite che cure che interventi, mi sembra giusto sospendere gli stipendi di tutti i medici e dipendenti del CUP a data da destinare in tempi migliori. Conci, ma volete iniziare a curare la gente o vi sembra che esiste solo il Covid da curare? Qua la gente si sta ammalando di altre cose ben peggiori e voi avete il diritto e sacrosanto dovere di ricevere i pazienti su tutte le richieste. O volete far morire la gente per altre patologie e scrivere poi Covid? Mariangela, anche io ho avuto la stessa esperienza, visite a data da destinarsi. Lucrezia, denuncio lo stesso fatto però per l'ASP di Via Malta. Mia mamma ha varie patologie e dovrebbe fare una visita dal diabetologo. È da lunedì che proviamo a chiamare al telefono. Non solo non rispondono per dare informazioni, ma la registrazione dice sempre che per via del coronavirus prenotano solo visite urgenti. Quindi allora chi non ha il virus non può fare nessuna visita? Grazie, anch'io devo prenotare esami urgenti e non riesco a contattarli, oltre che mi hanno rinviato una risonanza magnetica di estrema importanza senza darmi nessuna comunicazione. Cinzia, io da marzo che devo fare un esame importante, non solo non mi è stato detto se e quando lo faranno, ho chiesto di parlare con il medico da cui sono in cura da 3 giorni e aspetto una sua chiamata, ho dovuto prenotare a pagamento. Io mi chiedo perché pub e ristoranti aperti e l'ospedale no. Antonietta, stesso problema anch'io. Mio padre ha avuto un infarto ad aprile e ancora non gli è stata confermata la data per la visita. Morena, il mio compagno è broncopatico. Gli sono slittate 2 visite molto importanti, una la TAC e la visita pneumologica. Ho chiamato, l'unica cosa che ci hanno detto è che saremmo ricontattati. Ricordo che il mio compagno è broncopatico cronico con enfisema. È una vergogna, siamo alla frutta. Alessandro, a gennaio il CUP mi fissa una prenotazione per luglio, ieri con un SMS rinviata a data da destinarsi. In pratica salvi dal Covid, ma moriremo di virus della mala sanità. Mariella, non è solo l'ospedale Sant'Elia, ma anche quello di Agrigento San Giovanni di Dio. Per cambiare la canula devi aspettare mesi e mesi, che ci sono cose più importanti. Nessuna risposta da nessuno. Rosario. È una vergogna, così non andremo più avanti. Ovviamente questi sono alcuni dei commenti sul nostro servizio di nisseni che hanno difficoltà a prenotare o ad effettuare delle visite all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. TCS comunque è a disposizione dell'azienda ospedaliera per un'eventuale replica.